Giannarelli, io so che prima ho fatto parlare anche alla consigliera Bucetti e non potevo, però per ritornare a... non possiamo su un'interrogazione oltre che... Allora, prego. Bene, allora grazie ai colleghi che sono ancora qua, sono le ore 14, siamo anche pagati profumatamente per stare qua. Allora ricordo che questo è il primo consiglio che facciamo dopo un bel po' di tempo e la Regione Toscana ha bisogno di tante risposte anche da parte nostra ed è un dovere dare il massimo in questa legislatura. Allora mi chiedo. La convocazione, io leggo la convocazione della giornata odierna, c'è scritto convocazione antimeridiana con inizio alle ore 9.30, abbiamo iniziato un'ora dopo, con eventuale ripresa pomeridiana. Allora, posto che l'attività del Consiglio è sovrana, perché qua portiamo tutti gli atti che elaboriamo in commissione, elaboriamo nelle settimane precedenti, io vi chiederei, visto comunque anche il rapporto molto onesto per ora, in parte, di almeno discutere la mozione sulla scuola, visto che abbiamo dei tempi ristretti su un eventuale ricorso, e vista la vostra volontà di dare spazio alle commissioni alle ore 15, fare una tirata unica fino alle 15, quello che si riesce a fare, si riesce a fare. Ancora meglio sarebbe spostare le commissioni, però nell'ufficio di presidenza abbiamo visto che non c'è questa volontà. Si può fare un piano B, potrebbe essere quello di convocare la seduta del Consiglio domani mattina. Quindi io rimando queste decisioni al presidente Gianni, che so essere molto responsabile riguardo a queste esigenze. Di sicuro sarebbe un bel gesto riuscire prima delle 15, visto che non succede niente se un panino lo mangiamo un po' più tardi. Se riusciamo a anticipare almeno la discussione sulla scuola, la mozione sulla scuola, dato i tempi ristretti per un eventuale ricorso. Grazie. Trattandosi di una mozione d'ordine, un intervento per proporre questa iniziativa, io, il regolamento prevede un intervento a favore e uno contro e poi il voto rispetto all'ordine dei lavori. Se c'è un intervento, se c'è qualcuno che è contro a questo, consigliera Monia Monni. Noi Presidente chiediamo di attenerci all'ordine dei lavori programmati perché chiaramente ciascuno di noi ha preso precedenti impegni e adesso risulta difficoltoso riorganizzare l'agenda di 24 persone. Bene,